Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Quante volte abbiamo visto personaggi famosi alle prese con patologie molto particolari? Tantissime. Sì, perché essere al centro dell'attenzione in maniera costante, include automaticamente anche il problema di non poter nascondere con grande facilità quelle problematiche che poi risultano evidenti, e sulle quali c'è anche la grande attenzione del pubblico che non si lascia scappare praticamente niente. Ed allora ecco che partecipare ad un determinato programma, magari un reality show, mette in mostra di fronte a milioni di persone, proprio quelle problematiche che emergono in maniera ancora più evidenti quando ci si ritrova 24 ore su 24 di fronte alle telecamere. Ed ecco che è proprio questo quello che è successo ad una giovane donna che ha fatto capolino nel mondo della televisione ormai da diversi anni, attirando su di sé l'attenzione di un pubblico che ha voluto conoscere tutto di lei. Stiamo parlando di Mercedes Schenger, classe 1991 e figlia di due personaggi famosi nel mondo dello spettacolo. Da una parte suo padre Riccardo Schicchi, ma soprattutto dall'altra parte Eva Enger, donna famosissima in Italia ma anche all'estero. E così la vita di Mercedes è finita subito al centro dei riflettori, visto anche il nome che si porta sulle spalle. Essere figlia d'arte, di una delle showgirl più desiderate del vecchio continente e non solo, non deve essere stato assolutamente facile. Ma la giovane Enger non si è affatto persa d'animo, ed è entrata in gamba tesa nel mondo dello spettacolo. L'Isola dei Famosi è stata un grande trampolino di lancio per la sua carriera nell'ormai lontano 2016. Ma è stato proprio in questi mesi, anche un modo per tornare al centro della ribalta visto che ha preso parte proprio a quest'ultima edizione condotta da Ilary Blasi. Dopo il suo primo sbarco sull'isola, per la giovane Enger si sono aperte le porte del mondo della televisione. La partecipazione a tantissimi programmi, talk show televisivi e modi per cercare di conquistare il pubblico con quella personalità che anche mamma Eva ha mostrato diverse volte nella sua vita. Ma Mercedes ha avuto anche modo di affrontare un problema di salute molto serio che ha ovviamente condizionato la sua vita. Ai microfoni di Diva e Donna, dopo la prima partecipazione sull'isola, la Enger 31enne parlò del suo problema con la vitiligine. Il tutto legato anche alle polemiche che al tempo la ragazza dovette affrontare con Francesco Monte ed il Cannagate. Tutto questo mi ha provocato enorme stress, per giorni ho dormito malissimo e sono stata coperta di macchie bianche. Il dermatologo mi ha detto che erano dovute proprio alla tensione, le sue dichiarazioni. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.